Sono proprio per Prende la loro. parola il ministro dell'Interno, E adesso prefetto è il Matteo momento del Piantedosi. discorso del ministro dell'Interno, il prefetto Matteo Attenti! Piantedosi. Ascoltiamo le sue parole. Comandante di riposo. Riposo! Signor Presidente del Consiglio, autorità tutti, gentili ospiti, appartenenti tutti alla Polizia di Stato, io mi sento particolarmente onorato di celebrare questo 171esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato. Sono 171 anni che si sovrappongono in larga parte alla storia dell'Italia Unita e che pertanto rendono testimonianza di ogni tornante politico, istituzionale e sociale del nostro Paese. In questo lungo percorso, pur avendo accompagnato ogni cambiamento, l'amministrazione della pubblica sicurezza e la Polizia di Stato si sono sempre mosse lungo il corrente fil rouge che ha mantenuto nel tempo il profilo di una funzione caratterizzata da un forte principio identitario. Ciò ancora oggi, in un tempo in cui un nuovo ed ampio concetto di sicurezza ha trovato largo spazio nel dibattito politico, giuridico, filosofico e sociologico. La sicurezza ha innanzitutto cambiato prospettiva. Il diritto dei cittadini a sentirsi sicuri, lungi dal rappresentare un miraggio irraggiungibile, è la chiave per interpretare il moderno sentimento di cittadinanza. Quello che è divenuta una consuetudine di chiamare sicurezza tutto ciò di cui si avverte maggiormente bisogno è una rivendicazione di cittadinanza piena. È coscienza dei propri diritti e del diritto ad esercitarli, è richiesta di partecipazione attiva alla cosa pubblica. Tanto si amplia la domanda di vivere sicuri, tanto si fa più complesso il concetto di sicurezza. Questo perché è il concetto di cittadinanza ad arricchirsi sempre di più ed a farsi sempre più esigente, forse nell'inconsapevole percezione di quella nobile lettura di Calamandrei secondo cui la nostra Carta Costituzionale apre le vie verso l'avvenire, quindi una Costituzione rinnovatrice e progressiva. È emersa negli anni una categoria di sicurezza intesa come bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, un concetto che altro non è che l'attualizzazione e la contestualizzazione alla dimensione locale di principi radicati nel nostro sistema normativo. Tutto ciò che è sottratto alla sicurezza è sottratto al vivere civile, democratico, partecipato, è un furto di beni immateriali presupposto di ogni moderno Stato democratico. Ebbene, se questa è stata l'evoluzione del concetto di sicurezza, possiamo affermare che la Polizia di Stato ne incarna tutti i principi e i valori. Siete un corpo ad ordinamento civile, di cultura democratica, forte di una solida vocazione al pluralismo e all'azione coordinata. Sapete che per rispondere oggi alla cresciuta aspettativa di sicurezza dei cittadini è necessaria una visione d'insieme che consenta di leggere la complessità del presente e di progettare un sistema integrato capace di contrastare efficacemente minacce sempre più diversificate. Ma il valore della Polizia di Stato, il vostro valore, non si limita al saper reagire efficacemente ai cambiamenti. La Polizia di Stato, avvantaggiandosi di una prossimità che consente di sentire i bisogni dei territori, quei cambiamenti spesso li ha intercettati in anticipo, elaborando strategie per scenari futuri ancora prima che lo facesse il legislatore. Viviamo in un'epoca in cui lo scenario mondiale è attraversato da numerose grandi crisi che si accumulano e si amplificano l'uno con l'altra, i fenomeni interagiscono tra loro, facendo sì che l'insieme delle parti è più opprimente della loro semplice somma. Ciascuna crisi diventa un fattore di un'altra crisi e contribuisce ad amplificarla. Di ogni crisi non sembra più possibile indicare una singola causa e di conseguenza una singola soluzione. Dinanzi a eventi che sembravano archiviati nella narrazione storica, penso alla pandemia e alla guerra in atto nel cuore dell'Europa, voi avete dovuto porre in essere azioni non consuete, non riconducibili ai tradizionali compiti della polizia. Fenomeni epocali che necessitano anche di azioni di governo sovranazionali e impattano in maniera imprevista e destabilizzante sulla vita delle comunità. Ma non è solo nei grandi sconvolgimenti che emerge il ruolo di salvaguardia della Polizia di Stato, il vostro ruolo. Ormai da lungo tempo avete affiancato alle vostre tradizionali funzioni anche inedite forme di gestione di fenomeni complessi che caratterizzano la nostra quotidianità. Penso per esempio alla gestione dell'immigrazione, del cui governo peraltro difficilmente può farsi carico solo un paese al di fuori dell'azione congiunta, lucida e ben organizzata a livello europeo, come ci ha recentemente ricordato il Presidente della Repubblica. Ma mi riferisco anche agli squilibri economici e sociali o all'emergenza povertà,
che comunque siete chiamati ad affrontare in prima linea, anche quando non necessariamente investe questioni di ordine pubblico, semplicemente perché siete voi le prime braccia su cui si appoggiano le persone. Siete voi che, grazie a quella grande capacità di ascolto e attenzione che vi caratterizza, siete in grado di intercettare un'umanità dolente che sfugge ad altri ambiti di intervento. Sapete rimodellare ogni giorno il vostro ruolo, vi fate carico di tutte le condizioni critiche che in qualche misura si rifrangono sulle fragilità del quotidiano. Possedete una straordinaria capacità, quella di saper gestire con naturalezza situazioni eccezionali. I vostri sforzi spesso non fanno notizia perché, per definizione, l'ordine pubblico si mantiene e così, se tutto va bene, il vostro lavoro lo si considera ordinario. Questo è ancora più evidente quando riuscite a mitigare le conseguenze di situazioni enormemente critiche, prevedendo l'imprevedibile. La verità è che ogni vostra azione è tanto più straordinaria quanto più riesce ad assicurare normalità. E consentitemi di ringraziarvi anche perché fate della vostra divisa non solo un simbolo di forza, ma anche di conforto. Non si contano le occasioni in cui, con sensibilità e coraggio, avete salvato vite in pericolo, mettendo a rischio la vostra stessa incolumità. Il governo ha voluto compiere ogni sforzo per investire risorse in legalità e sicurezza, che costituiscono fondamentali premesse per il benessere e la crescita di una società. In quest'ottica vanno inquadrate le diverse azioni che abbiamo messo in campo in questi primi 5 mesi e che vi vedono protagonisti proprio in quella peculiare vocazione di prossimità al territorio. Penso al ripristino e all'incremento dei presidi di polizia nelle strutture ospedaliere, che vanno proprio nella direzione di dare attuazione a livello nazionale ad una più ampia strategia per garantire la presenza degli operatori di polizia con funzioni di prevenzione e controllo in tutti quei luoghi a maggiore frequentazione, per contrastare sempre più efficacemente i fenomeni di criminalità e di degrado. E ancora mi riferisco alle operazioni ad alto impatto nelle stazioni e in altri luoghi caratterizzati da un grande afflusso di persone, che hanno l'obiettivo di mettere quegli stessi spazi più stabilmente in sicurezza e di restituirli così alla piena fruibilità da parte delle comunità. Ma il vostro ruolo e la vostra presenza si rivela di fondamentale importanza anche nell'ambito dell'attività che abbiamo inteso rafforzare, relativa alla liberazione degli immobili abusivamente occupati nei quadranti più critici delle città e nell'azione di restituzione alla collettività di beni confiscati, come è accaduto ad esempio, solo per citarne uno, a Casal di Principe, dove un immobile sottratto alla criminalità è oggi un presidio di polizia, un simbolo della presenza dello Stato al servizio di un'intera comunità. Non mi sfugge il ruolo centrale dello sport nella prevenzione di tutti quei fenomeni di devianza giovanile che caratterizzano alcune aree delle nostre città. E anche in questo contesto ci siete voi con le iniziative promosse dal gruppo delle Fiamme Oro, i cui successi, conquistati in ogni parte del mondo, ci rendono da sempre orgogliosi. Le palestre della legalità, che sono state inaugurate in diversi territori, rappresentano infatti non solo luoghi di sport e di aggregazione, ma anche presidi di socialità e riscatto. Sono iniziative che possono contribuire a dare una diversa percezione e rappresentazione dello sport come diverso approccio alla vita. Questo vuol dire che pensare alla sicurezza e restituire ai cittadini la fruibilità degli spazi urbani significa investire sul futuro, creare occasioni di benessere in una cornice di coesione sociale. Tutte le iniziative volte a promuovere sicurezza e decoro nelle nostre città sono solo all'inizio e proseguiranno con slancio e vigore. Peraltro, nei prossimi anni l'Italia sarà chiamata a gestire la sicurezza di eventi di rilievo internazionale, quali il Giubileo per l'anno 2025 e le Olimpiadi invernali Milano-Cortina per il 2026, che richiederanno, in considerazione proprio della loro complessità, un impegno straordinario. Uno sforzo altrettanto significativo sarà richiesto per scongiurare ogni tentativo di infiltrazione criminale negli investimenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. A ciò si associa la necessità di un'azione comune e coordinata sul piano della prevenzione, anche immaginando nuovi modelli di controllo, nonché la necessità di favorire la circolarità delle informazioni tra le forze di polizia, soprattutto in tema di tracciamento e monitoraggio dei flussi finanziari. Occorrerà potenziare l'azione dei gruppi interforze, che costituiscono il fulcro dell'attività istruttoria per la definizione delle informazioni interdittive antimafia. È necessario che siano composti dai migliori investigatori e analisti per assicurare un'efficace azione di prevenzione che non si ponga in conflitto con l'esigenza di celerità connessa ai raggiungimenti degli obiettivi del PNRR.
Al tempo stesso non possiamo non ricordare il grande sforzo profuso quotidianamente dalle donne e dagli uomini della Polizia di Stato a tutela anche della sicurezza delle reti stradali e ferroviarie e della sicurezza cibernetica, temi quanto mai attuali e di crescente rilevanza. Su tutti questi fronti e su innumerevoli altri, la Polizia di Stato è in prima linea, sempre in grado di investire ulteriormente i propri talenti, già così apprezzati anche nel confronto internazionale. Tutto questo però, lo dobbiamo dire con forza, si fa con uomini e risorse. È indispensabile rinforzare gli organici delle forze di polizia. Il tema della contrazione degli organici e la crescita dell'età media del personale delle forze dell'ordine è reale. La spesa per la sicurezza ha risentito a lungo di un approccio meramente finanziario che ha portato a considerarla come un pegno di bilancio da ridurre piuttosto che un investimento fondamentale per il nostro Paese. È intendimento del Governo e mio personale imprimere un segnale di marcata inversione di tendenza, che non potrà che avere effetti in una proiezione pluriennale. In questa direzione vanno per l'appunto le assunzioni per le forze dell'ordine previste nel recente decreto legge approvato per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche e il potenziamento delle dotazioni organiche delle forze di polizia finanziate nell'ultima legge di bilancio, così come peraltro l'introduzione nel recente decreto cosiddetto decreto mille proroghe, di strumenti di semplificazione delle procedure di reclutamento e nei corsi di formazione iniziale per accelerare l'immissione di nuove risorse nei ruoli. Grazie a ciò sono state stimate per l'anno in corso 5.940 assunzioni, oltre 2.500 unità in più di quelle del 2022 e parimenti significativi sono i numeri previsti per il 2024. Non di meno è necessario proseguire con la valorizzazione e l'attuazione del principio di specificità dell'ordinamento del personale delle forze di polizia attraverso misure che, affiancate ai riconoscimenti di carattere economico, possano costituire strumenti concreti per il benessere del personale. Vorrei inoltre ringraziare le organizzazioni sindacali per la dialettica sempre positiva e propositiva con la quale ci accompagnano nella costruzione di un percorso di progressiva crescita a beneficio degli operatori della sicurezza. La democrazia, i valori costituzionali, i diritti fondamentali sono stati le grandi conquiste delle liberal democrazie. La storia della Repubblica, gli eventi, talora drammatici, che avrebbero potuto destabilizzarne l'assetto istituzionale, sono lì a ricordare che non possiamo dare per scontate, per definitivamente acquisite, tali conquiste. Dinanzi a tale minaccia è necessario coltivare i valori democratici e disporre di grandi corpi di difensori delle istituzioni repubblicane come la Polizia di Stato. La vostra professionalità, il vostro equilibrio e il vostro spirito di servizio hanno trovato ancora una volta un importante riconoscimento. Il Presidente della Repubblica, che ringrazio, ha conferito alla bandiera della Polizia di Stato una medaglia d'oro al valor civile per l'impegno delle donne e degli uomini dei reparti mobili che concorrono alla gestione dell'ordine e del soccorso pubblico, garantendo il libero esercizio dei diritti e delle libertà a tutela della sicurezza dei cittadini e delle istituzioni della Repubblica. È un ulteriore prezioso riconoscimento per chi, anche con gesti di autentico valore, come alcuni recenti fatti di cronaca ci hanno testimoniato, veglia da 171 anni sulle nostre comunità con sincera dedizione. In questa cornice di celebrazione voglio anche ricordare coloro che hanno perso la vita o hanno riportato ferite o infermità nell'adempimento del dovere, in nome dei valori e anche dell'etica con cui ogni giorno la nostra polizia riesce ad esprimere un autentico senso di prossimità al cittadino. Continuate a credere nella vostra divisa, io starò sempre al vostro fianco, orgoglioso di rappresentarvi. Quindi buona festa della polizia, viva la Polizia di Stato, viva l'Italia.